ti lascio ora con una canzone, ascoltiamo tutti assieme. Ti accompagno in cielo, stai con noi nell'arcobaleno. Ciao, grande fratello. Ciao Regno, di solito mi dicevi che avevo sempre una parola per ogni cosa, e invece questa volta ce l'ho anche. Però una sì, una parola ce l'ho, ed è grazie. Grazie per tutto quello che mi hai mai dato, grazie per i sorrisi, ma anche per le risate, perché io penso di aver mai riso di gioia. Siamo qui a piangerti, tutti noi che siamo un po' morti insieme a te, ma che di te porteremo sempre nel cuore un ricordo dolcissimo. Ti saluto stasera, caro Bruno, indossando la fascia tricolore, questa fascia che avresti voluto portare tanto anche tu e sulla quale abbiamo più volte scherzato. Mi dicevi, mamma, sta fascia quando mi tocca? E noi dicevamo, Bru, mettete in fila, al limite come Demita, a 90 anni. Siamo scontrati anche duramente, aspramente, in ogni angolo della provincia di Roma, ma senza mai un insulto, senza mai una polemica. C'è costretto a fermarci, perché venerdì ci hai messi davanti all'assurda frenesia delle nostre vite, vite come la tua, piene di persone, di appuntamenti, di emendamenti, di congressi, di votazioni. E ora? Ora come si fa a pensare ancora che sia tutto davvero fondamentale? Nessuno era pronto a questa tua decisione. Come sempre ci hai preso di sorpresa. Ciao Bruno. Auguri di buon compleanno. Sono sicura che domani organizzerai una festa meravigliosa. Nulla, assolutamente nulla, neanche gesti che non possiamo giustificare ma che dobbiamo comprendere, potranno mai scalfire l'intensità di questa relazione di ciascuno di noi con Cristo.